Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi iniziamo una nuova serie di Art Magic chiamata In giro per i musei di Roma. Ebbene sì, vi porterò nei musei più importanti della Caput Mundi. Iniziamo. Avete sicuramente notato che ci troviamo a Piazza Venezia, al Palazzo Vittoriano, uno dei monumenti più importanti di Roma, celebrativo del nostro risorgimento ma anche della vittoria nella Prima Guerra Mondiale. Ci siamo recati qui per la mostra di Escher. Se volete sapere chi è Escher, fatevelo spiegare da lui. Ragazzi, siamo a Piazza Venezia, davanti al Palazzo Bonaparte. Stiamo per entrare nella mostra di Escher. Escher è un pittore olandese che riesce a coniugare alla razionalità e alla perfezione della geometria con un'immaginazione libera e spassionata. Possiamo vedere delle opere incredibili che hanno appassionato artisti fino alla sua epoca e ai giorni d'oggi. Ragazzi, entriamo. Eccoci arrivati. Per iniziare abbiamo visto questo video che ci ha spiegato la storia e i quadri più importanti di Escher. Ma ora entriamo nel vivo della mostra. Venite con me. Mi sono subito sentito sopraffatto dalla bellezza di questi quadri, ma in particolare questi quattro. Hanno una certa sintonia tra di loro. Mi danno un senso di angoscia ma allo stesso tempo di tranquillità. Avrete capito che lo stile di Escher coniuga l'arte con l'universo, l'infinito dei numeri, la scienza con la natura e genera delle invenzioni fantasiose e paradossi magici. Questo stile è caratterizzato sempre da toni scuri e quasi sempre le opere sono in bianco e nero, creando un senso di malinconia nello spettatore. Vi citerò una frase significativa per l'arte di Escher. Siete davvero sicuri che un pavimento non possa essere anche un soffitto? Ma sapevate che Escher amava l'Italia? Il primo viaggio nel nostro paese fu nel 1921, in Liguria, ma non ne fu soddisfatto. Terminati gli studi, decise sulle orme dei grandi artisti europei dell'Ottocento di intraprendere il Grand Tour. Fu colpito dalla Toscana in particolare. Nel 1922 tornò in Italia, fermandosi a Genova, a Pisa e a Roma, e si spinse per la prima volta sulla costiera amalfitana, dove nel 1923 conoscerà Getta Humiker e la sposerà l'anno stesso a Viareggio. Dopo il matrimonio, Escher si stabilì a Roma, dove ebbe modo di incontrare e di confrontarsi con diversi movimenti artistici del primo Novecento. Nel 1929 è a Castrovalva, in Abruzzo, che diventerà il modello della sua celebre litografia e anche scanno. Qui potete ammirare una ricostruzione dello studio di Escher. Bellissimo. In seguito a questa magia abbiamo ammirato questo quadro molto inquietante, il teschio nell'occhio. Eccoci qui, siamo quasi arrivati alla fine della mostra, ma fatevi mostrare questa stanza incredibile, piena di luci e di immaginazione. E per concludere non potevamo farci sfuggire la grande opera di Escher, la mano con sfera riflettente, anche chiamata autoritratto nello specchio sferico. È una litografia di Escher stampata nel 1935. Possiamo vedere la genialità dell'artista. E questo sono io che faccio lo stupido. Ragazzi, meglio che la metto a posto, va?